Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro il Signore Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Il Signore Gesù si è fatto molti amici che lo seguono, che lo cercano, ma insieme ad essi si è fatto anche molti nemici che, non capendo la sua predicazione e sentendosi minacciati dal suo modo di parlare di Dio, scelgono di farlo morire. Non è ancora giunto il suo momento, però, non è ancora il tempo per lui di terminare il percorso che sta compiendo su questa terra. E quindi se ne va e molti lo seguono. Ma Gesù non vuole che questi che lo seguono e da lui vengono guariti vadano in giro a raccontare i suoi miracoli. Sembra strano come atteggiamento. Sicuramente non è il modo per essere più popolare, non è il modo perché tutti parlino di lui, perché tutti si convincano che quello che dice non sono solo parole, ma sono fatti concreti. Perché dunque Gesù si comporta così? Perché non vuole che i suoi seguaci, i suoi discepoli, cadano nell'equivoco che lui sia qui su questa terra per porre rimedio alle sofferenze di questo mondo. La rivelazione di Dio entra nella nostra storia per mostrarci un regno, una vita che non hanno mai termine, ma che continuano in eterno per coloro che sanno accogliere il Signore nel proprio cuore. Certo, Dio non può rimanere indifferente alle nostre sofferenze. Ecco infatti che Gesù guarisce i malati. Ma non è questo lo scopo della sua venuta in mezzo a noi. Dio entra nella nostra vita perché la nostra vita non abbia più fine. Chiediamo oggi al Signore di essere disponibili alla sua parola che vivifica anche quelle morti che scegliamo, quel peccato a cui non sappiamo rinunciare, quel male che non sappiamo non fare. Il Signore ti doni un cuore capace di cercare sempre il bene, che prepara al bene per sempre. Buona giornata.